L'Amburgo raggiunse la finale nel 1983. I tedeschi prima superarono la Dinamo Berlino, poi ebbero la meglio nel secondo turno sui greci dell'Olympiakos e nei quarti affrontarono la Dinamo Kiev. L'Amburgo seppe amministrare nel migliore dei modi la vittoria per 3-0 ottenuta in trasferta. Nonostante la sconfitta in casa per 2-1 nel match di ritorno, i tedeschi passarono in semifinale, dove riuscirono a eliminare la Real Sociedad, grazie alle reti segnate in casa da Jacobs e Van Eysen. La Juventus cominciò il suo cammino con una netta vittoria per 7-4 sui danesi del Vito Ovre. Nel secondo turno pareggiò sul campo dello Standard Liegi e sconfisse i belgi a Torino per 2-0. Il quarto di finale contro l'Aston Villa fu dominato dai bianconeri che si imposero a Birmingham e bissarono in Italia con doppietta di Michel Platini. La semifinale fu coi polacchi del Vitesse Łódź. La squadra di Trapattoni passò grazie al 2-0 casalingo. Al ritorno bastò un pareggio. Il riapparire di una squadra italiana in una finale di Coppa Campioni è sicuramente un evento storico, visto che non si verificava da 10 anni. Il ritorno imperioso della Juve sulla scena internazionale assume il tono di una rivincita. E dopo 11 assalti, vincere la Coppa è una questione d'onore. E anche un'Atene invasa da tifosi italiani, come la Madrid Mundial, sembra un segnale favorevole alla Juventus. La squadra ricca di talento dell'Amburgo poteva contare in difesa sulla classe di Calza, a centrocampo sulla solidità di Rolf e Magath e in attacco sulla potenza di Rubesch. La Juventus era ricca di stelle, oltre a 6 campioni del mondo, tra cui Dino Zoff e Paolo Rossi, i bianconeri schieravano uno dei più grandi giocatori francesi della storia, Michel Platini. La striscia di 6 successi consecutivi delle squadre inglesi venne interrotta dall'Amburgo, che sconfisse la Juventus allo Stadio Olimpico di Atene in una finale molto equilibrata. L'anno dell'Amburgo, l'83, abbiamo fatto una Coppa dei Campioni straordinaria, avevamo una squadra straordinaria con tutti i nazionali italiani, più Boni che Platini, quindi arrivavamo alla finale, alla grandissima. Finale avevamo certamente i favori del pronostico a pieno, però come succede nel calcio molte volte i pronostici vengono smentiti, purtroppo a nostro sfavore in quella partita. Eravamo i favoriti, giocavamo allo Stadio Olimpico di Atene e di 80.000 spettatori 79.500 erano italiani e gli altri tedeschi, ma perdemmo. Perdemmo contro una squadra che conoscevo bene perché li avevo battuti in precedenza quando giocavo con il Saint-Étienne, ma erano guidati da un grande allenatore, Ernst Happel. La Juventus subì il gol decisivo dopo appena 9 minuti di gioco. Felix Magath superò Dino Zoff con un perfetto tiro dalla distanza. Va via Magath, il suo sinistro e la palla che si infila imparabilmente per Dino Zoff all'incrocio dei pali. L'Amburgo passa immediatamente in vantaggio con la rete del numero 10, Felix Magath. Quel gol lì avrebbe dovuto darci una svegliata che purtroppo non arrivò. Si crea spazio nella difesa della Juventus con una finta Magath che poi lascia partire un sinistro davvero imprendibile per Dino Zoff. Il 29enne centrocampista dell'Amburgo si conferma così abitué del gol nelle occasioni importanti, aveva infatti segnato anche nella finalissima di Coppa delle Coppe del 1977 vinta dal club tedesco per 2-0 contro l'Anderlecht. Stavamo controllando l'incontro. Ricevetti palla a circa 25 metri dalla porta. Puntai direttamente verso l'area. Non appena superai Tardelli, tirai. La palla finì nell'angolino lontano da Zoff, che non poté fare nulla per evitare il gol. La Juventus non riuscì a contrastare il combattivo centrocampo tedesco, orchestrato in maniera superba dallo stesso Magath. Eravamo i favoriti, ma i tedeschi giocarono meglio e meritarono di vincere. Ultimi secondi di partita con il rilancio lungo del portiere tedesco Stein, il colpo di testa di Brio recupera il pallone a centrocampo Cabrini, ma è finita. Il triplice fischio dell'arbitro rumeno Rainea sancisce la vittoria dell'Amburgo, che diventa così la seconda squadra tedesca a vincere la Coppa dei Campioni.
L'austriaco Ernst Happel divenne il primo allenatore a conquistare la Coppa dei Campioni con due squadre differenti, dopo aver vinto nel 1970 con il Feyenoord. Fu una grande notte per tutta la Germania e da noi in Italia si aveva la sensazione di aver mancato una grande occasione. Non dico il 74-73 dove non eravamo forse maturi, la squadra era la prima volta che si presentava in campo internazionale, però quella dell'83 doveva essere nostra, ma purtroppo non è stata. Forse è segnato nel destino che la Juve non debba mai vincere la Coppa dei Campioni. Forse c'è un maligno incantesimo. Ma dalla finalissima emerge solo una sorta di tradimento bianconero. Non era la Juve quella squadra di cui l'Amburgo a tratti disponeva con disinvoltura. Tutto ci si poteva attendere tranne una Juve così pasticciata, priva di idee e forza d'urto. E l'emblematica scena madre si ha quando Trapattoni caccia fuori dal campo l'inutile Rossi e alla fine la delusione è grande.